Chiacchiering Edizioni. Ci troviamo nella zona di Anagni, anzi proprio da Anagni, non nella zona, ad Anagni, in provincia di Frosinone. Abbiamo con noi Lina Anielli. Buonasera Lina. Buonasera a tutti. Allora, tu gestisci una tipografia. Sì, sì. Che è tipografia Anagnina, che non sta alla metro Anagnina di Roma. No, sta proprio... è Anagnina perché è di Anagni. Esatto. E, però oggi sei venuta qui appunto per parlarci appunto di Alcheringa Edizioni. Sei un'editrice, quindi. Sì. E siamo, facciamo edizioni da 4 anni. E abbiamo cominciato nel 2013, il 4 aprile. Il 4 aprile, sì. Quindi fresca fresca, insomma, sì, ne è sì. Appena un anno, sì. Appena un anno. No, nel 2013, quindi 4 anni. Avevo 2016, avevo capito. 13. Ok, e i libri appunto che presentate spaziano da romanzi, narrativa? Allora, noi pubblichiamo di tutto perché diciamo che se facessimo un mercato di nicchia avremmo vita breve perché siamo piccoli editori, quindi... il mercato rimarrebbe praticamente ristretto e apriamo praticamente a tutti. La maggior parte degli invii sono thriller, devo dire. Thriller, wow. Sì, e invece magari noi cercheremmo anche, per esempio, abbiamo lanciato pure un concorso per cercare romance, perché è un genere molto letto dalle donne soprattutto. Soprattutto, siamo sinceri. E invece romance ne arriva molto poco, romance ben costruito, diciamo, perché altrimenti romance così leggero ce ne sta tanto. Ce ne sta anche troppo. Sì, forse. Sì, sì, decisamente sì. E diciamo che la commissione di valutazione siamo io e le mie figlie. Ah, ok. Quindi sì. Quindi avete tanto, tanto da leggere. Sì, in 4 anni saranno arrivati, non li ho contati, ma almeno un romanzo al giorno. Non sempre l'incipit è bellissimo. E se ti fermi semplicemente a quell'incipit magari perdi un buon romanzo, mi è capitato. Ti avevi Promessi Sposi, dici? No, scherzo. Ma diciamo che un romanzo come Promessi Sposi oggi forse gli editori di oggi non lo pubblicherebbero. No, perché... a proposito di incipit, no, famosissimo. Sì, quello è famosissimo, però per esempio oggi magari non lo pubblicherebbero con un incipit così descrittivo iniziale, no, certo. Perché deve essere qualcosa che ti attira subito. Subito, deve colpirti dalle prime righe. Però chiaramente la chance gliela devi dare agli autori. Quindi comunque leggiamo almeno 10-20 pagine in maniera che comunque ci rendiamo conto se sanno scrivere, se la storia è ben costruita, se vanno avanti bene. E poi se il romanzo è buono si arriva alla fine. Benissimo, allora Alcheringa Edizioni, anche su Facebook esiste un sito appunto Alcheringa Edizioni, facilissimo da trovare. Sì, sì, se si mette su Google Alcheringa Edizioni comunque si trova, sì. Ci si può mettere direttamente in contatto con te? Sì, sì, sia su Facebook sia sul sito c'è l'email per scriverci, sia per scrivere per le informazioni, sia per i manoscritti, per qualsiasi cosa, quindi se ci vogliono chiedere informazioni è appunto alcheringaedizioni@gmail.com, per i manoscritti invece è manoscritti@alcheringa.gmail.com. Benissimo, Lina, grazie, è stato un piacere. Grazie a te.